E spesso banali, ma se chi le prende è bravo sa anche cogliere quel interesse giornalistico che ci può essere. Obiquelu? Francis Obiquelu, Portogallo. Intervista. Il tutto è montato da Pierluigi Bonelli. Una buona forma al momento, sono pronto, ho disputato davvero molte gare in Europa quest'anno per preparare questi campionati. Ho preparato sia i 100 che i 200 metri, posso prendere una buona medaglia in entrambe le distanze, anche se sarà faticoso, ci sto pensando. Non ho mai corso bene nei meeting, spero di farlo proprio in questa occasione, perché penso siano propedeutici per le Olimpiadi. Il caso Justin Gatlin non mi riguarda, non è un mio problema, non so come andrà a finire, penso solo alle mie cose, non voglio parlare dei casi di queste persone. Tra poco Massimiliano Donati. Il tempo di Luca Verdecchi attualmente è il secondo, dopo il 10.52 di Gergel Nemeth, ungherese, c'è il 10.57 di Luca Verdecchi. Un finale di 100 metri non esaltante per lui, ed ecco qui Gulfia Hanafieva, la ex primatista mondiale. A ogni lancio di queste atlete c'è il rischio che venga migliorato il primato, non stavolta si è messa anche le mani sulla faccia l'atleta russa, non le è piaciuto il suo lancio. Il 67.53 che potrebbe anche qualificarla per ripescaggio. Uno dei lanci più corti della sua stagione, certo il risveglio mattutino di buonissima ora fa un po' a pugni con il rendimento, e qui mani sugli occhi per lei. Hanafieva 67.5, siamo al campo di riscaldamento attiguo a Lullevi, molto popolato in queste mattinate con molte eliminatorie fin dalla prima ora. C'è qualcuno, e c'è qualcuno anche sui blocchi di partenza ormai. Ricordo Luca Verdecchi al secondo risultato degli 8 di possibile ripescaggio. Attenzione a Massimiliano Donati, questo atleta reatino che esce, lui adesso finanziere fiamma gialla, dal formidabile serbatoio dell'atletica studentesca reatina, come recitava un tempo la società di Andrea Milardi, studentesca Cariri. Massimiliano Donati, anche lui di quella staffetta che a Berna ha fatto bene, più duecentista da ragazzino, poi qualche intoppo per lui proprio nella sua Rieti, un titolo italiano sfiorato per questione di millesimi, tanto che a lungo si era creduto in tribuna che ce l'avesse fatta a vincere il titolo proprio a casa sua. E allora siamo con Jaakko Ruostekivi, Finlandia, la corsia 1, poi Darren Guilford, corsia 2 per il maltese, che in questo caso sostituisce tra l'altro con buon risultato tecnico, intanto Mark Lewis Francis inquadrato il più forte. Luis Francis, qui c'è Marcin Jędrusinski, saltato a pie pari nell'inquadratura Massimiliano Donati. Diciamo, Darren Guilford ha sostituito Mario Bonello, che era il maltese da 100 metri, che rappresentava il suo paese solitamente. Guilford è più forte ancora di Bonello, con un 10.54 in carriera. Poi c'è Martin Riptal, Norvegia, poi c'è Jan Zumer, il forte sloveno, alla corsia 4, ragazzo in crescita, 10.21 quest'anno. Poi c'è Ismail Aslan, Turchia, alla corsia 5, Mark Lewis Francis alla 6, quest'anno solo, virgolette, 10.20, Massimiliano Donati quest'anno il suo primato in 10.35, poi Marcin Jędrusinski della Polonia alla corsia 8. Primi 4 passano il turno, miglior tempo di ripescaggio per ora 10.52 di Gergel Nemeth, Ungheria. Partenza falsa, tanto per essere in pari con tutte le altre corse viste ora o quasi, di Marcin Jędrusinski. Dicevo, secondo tempo di ripescaggio, quello di Luca Verdecchia, 10.57. Marcin Jędrusinski è partito quasi alla batteria precedente, talmente anticipata la sua partenza. E adesso tutti sull'avviso, chi provocasse partenza falsa sarebbe squalificato, e la disavventura è toccata in prima batteria a Kastiantin Vasyukov, Ucraina.
favoriti 3, Ronald Pognon Francia, Dwayne Chambers Gran Bretagna, al quale per doping sono stati tolti i risultati che lo vedevano campione d'Europa nel 2002 a Monaco di Baviera, e anche la Gran Bretagna dalla 4% ha perso medaglia. Terzo favorito è Francis Obikvelu, nigerian portoghese, nel senso che l'ex campione mondiale juniores gareggia per il Portogallo. Tempi lunghi, molto lunghi, con preparazione accuratissima per Ismail Aslan, che si è sollevato adesso con il criterio di interpretazione e valutazione adottato, ecco qui Aslan per Ronald Pognon. Poi alla fine l'impressione che non gli sia stata data la partenza falsa, infatti così è stato, adesso lo sono andato proprio a verificare. Poteva essere attribuita una partenza falsa all'atteggiamento di Aslan, che invece normalmente va considerato un al tempo, cioè un attimo, ho bisogno di concentrazione, ricominciamo, e infatti si chiede stand up. Tra l'altro, curiosità, i comandi in lingua inglese in Svezia li abbiamo sentiti, quando solitamente ogni paese dovrebbe adottare la propria lingua madre. Un omaggio in più della Svezia, il paese che ci ospita, alla sua internazionalità. Spesso qui, anche non solo a Gothenburg, ma un po' in tutta la Svezia, trattative diplomatiche, un po' in tutta la Scandinavia, importanti. 7 Donati, 6 Luis Francis, tutto regolare. Partenza così così per Donati, che non è un gran partente, adesso prova a distendersi, in corsia 1 è partito molto bene, invece Ruoste Chivi, si perde per strada Donati, va a vincere Luis Francis. Donati quinto o sesto, 10.37. Più facile sesto. 10.37 con 0.6 di vento per un Luis Francis non particolarmente incisivo nella stagione in corso, lui che ha un primato di 10.04 e che è uno degli idoli di qualcuno in regia dal punto di vista sportivo. Grande partenza di Jacco Ruoste Chivi, 10.37 per Marc Luis Francis, l'attesa per il risultato di Donati, probabilmente sesto, e subito dopo avremo il collegamento con il TG2. 10.45 per Marcin Jendrusinski, 10.47 per Jarkko Ruoste Chivi, questi potevano essere alla portata di Massimiliano Donati. Jan Zumer a 10.50, il quarto posto è suo. 10.52 per ora il miglior tempo di ripescaggio di Gergel Nemeth, alla 10.52 anche per Martin Riptal. Adesso il sesto posto con relativo tempo per Massimiliano Donati, prima del collegamento andiamo. 10.55, Donati ha il quarto tempo di ripescaggio e Verdecchi al quinto, quindi ha fatto 2 centesimi meglio del marchigiano. TG2. Eccoci sui 100 metri, batteria con Maurizio Checcucci, intanto quinto e sesto sono i tempi di ripescaggio dei suoi due compagni di squadra, Luca Verdecchi e Massimiliano Donati. Abbiamo alla corsia 2, la 1 è vuota, Andrei Yepishin, Russia, il campione del mondo sui 60 metri a Mosca, nella sua capitale. Checcucci è un fiorentino, Fiamme Oro, che cucce la corsia 8, quest'anno è rispuntato dopo qualche anno tribolato di infortuni. Jun Erzgård alla corsia 3, il più forte forse Dariusz Kucz, il giovane polacco, classe 86, quest'anno è emerso con un provante 10.17. Che cucce la corsia 8. È stato un movimento del finlandese Simo Sipilä, vediamo l'atteggiamento di Maurizio. Dato si è completata la qualificazione del getto del peso, chiunque abbia fatto falsa conta per tutti, ma non per qualcuno in particolare. C'è una svedese al martello e allora sentirete più alti gli incitamenti del pubblico. Cecilia Nilsson, intanto Maurizio Checcucci alla corsia 8. Checcucci
e gli altri in questa quinta delle sei batterie. Cartellino verde, quindi tutto regolare. In questo caso ho trovato un al tempo alla fine, perché molto lunghi i tempi, probabilmente preparazioni lunghe degli atleti sui blocchi. Ed allora ha fatto il tempo a chiamare il cosiddetto al tempo il giudice di partenza. Dicevo, già completata la qualificazione dei 12 per la finale di oggi pomeriggio del getto del peso. Quinta e sesta piazza tra i ripescandi per Massimiliano Donati, 10.55, Luca Verdecchia 10.57, tempi poco men che modesti anche rispetto ai loro risultati, pur con una bava di vento alle spalle. Nella prossima serie ci sarà Francis Obiquel, uno dei favoriti. Poco fa c'è stata quella di Dwayne Chambers, di cui daremo conto visivo anche qui tra poco. Buona impressione per il britannico, reduce dal rientro dopo la squalifica per doping per uso THG, la nuova sostanza che inizialmente non si trovava dai controlli. È stato il primo squalificato per questa sostanza. E questa volta la falsa c'è tutta. Tempi relativamente lunghi, non so se Balani e compagni dalla regia hanno tempo di recuperare qualcosa. In effetti, Franco, Ester Balassini, secondo il suo turno di lanci, ha un 64,20 metri di primo turno. Per ora è decima, manca ancora il secondo gruppo per intero, quindi questo risultato non le darà qualificazione per ripescaggio. Ha sfiorato in uscita l'intelaiatura della gabbia e si è fermata presto la traiettoria, non prestissimo ma abbastanza presto, con questo risultato che è di 63,48, che le dà nulla. Bisogna, eccolo qui proprio in uscita, adesso avrà un ultimo turno per provare ad avvicinare i 67 metri, 66 e mezzo, meglio 67, che potrebbero permettere la qualificazione. È nona, era nona al momento, adesso è scivolata al decimo posto. Miglior risultato, nessuno ha superato i 70 metri, miglior risultato il 68,81 della ucraina Irina Sekakieva. E torniamo ai 100 metri. Tempi lunghi perché molte le partenze false, gli al tempo. La falsa è stata di Jun Ertsgaard, norvegese, corsia 2 per Andrei Epishin, Russia, il più titolato di questi, corsia 3 per Jun Ertsgaard, norvegese, poi Simo Sipilä, Finlandia, poi Angel David Rodriguez per la Spagna in corsia 5, Dariusz Kuch, Polonia in 6, in 7 Neofitos Mihaela, Cipro, e poi Maurizio Checcucci, Italia, alla 8. Via, andiamo. Parte, si agita Sipilä nella parte iniziale, adesso c'è Epishin che Cucci non riesce a trovare se non nel finale qualche centimetro, 10,36. Sesto anche che Cucci, almeno uno dei tre azzurri, ma c'è il rischio tutti e tre eliminati dal prosieguo, e sarebbe una delusione colossale, anche se bisogna dire gli azzurri sono qui per la 4%, questi velocisti, dove forza del provare i cambi, della convinzione, di tante cose, sono riusciti a ottenere risultati, a mio modo di vedere, sensazionali per la forza complessiva di quei quattro, perché credo che rappresenti una specie di record del mondo, quattro con i relativi primati non strepitosi, per qualcuno cominciano ad essere discreti, parlo del quarto Anceschi, 10,36 intanto per Epishin. Stefano Anceschi, che è il quarto tra questi tre, hanno ottenuto questo risultato di Berna, 38,56. Allora, tempi più alti di quelli delle serie precedenti, delle batterie precedenti, vediamo qui che Cucci, che probabilmente sarà il primo dei tre eliminati, quinto e sesto per ora i due azzurri già partiti, Massimiliano Donati e Luca Verdecchia, 10,55, 10,57, c'è il sesto posto di Maurizio Checcucci, non c'è ancora il suo tempo. Checcucci, c'è il cipriota Mihaela davanti a lui. No, c'è anche Jun Ertsgaard. Andiamo con l'altro 100 metri, quello con
Dwayne Chambers. Kikuchi è settimo a pari tempo con il sesto, è il primo eliminato dei tre azzurri, col 10-62 non si va lontano, anzi si resta dove si è. Attenzione alla corsia 5 con Dwayne Chambers, c'è Matej Ošovnikar, lo sloveno. Chambers si distende veramente bene, sicuramente più asciutto ed asciugato, più 1-3 il vento rispetto ai grandi risultati che lo avevano portato al record europeo, poi cancellato nel periodo che poi si è scoperto aveva fatto uso di sostanze proibite. Si vede proprio una struttura comunque ancora imponente, molto robusto, ma decisamente più leggero, meno robusto di prima della squalifica. Eccolo qui Dwayne Chambers, il suo risultato è il migliore con 10.24, poi Matej Ošovnikar col terzo tempo assoluto a 10.29. È stata la batteria che meglio ha potuto usufruire di condizioni del vento, più 1.3 alle spalle, quindi favorevole, con ripescaggi per Marcus Lütti a 10.51, lo svizzero, e per Dimitri Demonier, stesso tempo 10.51, qualificati anche il lussemburghese Daniel Abenzoar Faul e lo spagnolo Orcas Beitia. E adesso l'ultima batteria, quella con Francis Obiquello. Sono ancora a galla i due azzurri, il reatino che vive a Rieti, cioè Massimiliano Donati, ed il marchigiano che vive a sua volta a Rieti, e cioè Luca Verdecchia. Per loro i tempi 10.55 e 10.57, certamente una delusione, passavano e passano i primi quattro ed era pensabile che questi tre azzurri almeno nel primo turno potessero accedere nei quarti di finale, magari non agevolmente ma con la loro bravura, invece tutti appesantiti. Mentre ritorniamo nel lancio del martello femminile, sono ben 40 le atlete, questa è Scholimowska, vediamo una delle più giovani, sono la più giovane campionessa olimpica a Sydney quando aveva 17 anni, in una specialità che quest'anno come l'anno scorso ha avuto una netta evoluzione con miglioramenti continui. Qui ci sono almeno 6-7 atlete capaci di lanciare oltre 75-76 metri, questo però è un brutto lancio. Beh, insomma, sì, adesso spiego perché abbiamo 25 resto segnali televisivi, si guarda in diretta, si guarda l'altro, questo è lancio che in finale darebbe relativamente poco, ma in finale ci arriva perché arriva molto vicino ai 70 metri. Di te posso dire nome e cognome, no? Mi sto chiedendo in giro. Skolimowska, 68,92 metri, la campionessa olimpica di Sydney. In quell'occasione il martello fu tutto polacco perché al maschile fu la vittoria di Simon Ziłkowski ed il secondo posto di Nicola Vizzoni. E qui siamo con Roland Nemeth che vanta un tempo di 10,08 che qualcuno ha definito fantasma, è di ormai qualche anno fa, c'è stato qualche dubbio su quel tempo ma poi è stato considerato ufficiale, regolare. Allora, attualmente Balassini rimane decima, ma con 64,20 si va da nessuna parte, bisogna fare 67 metri per sperare nel ripescaggio, anche qualcosa meno forse. Nel secondo turno ci saranno Clarissa Claretti, la campionessa italiana, e la giovane genovese Silvia Salis, con Salis e Gibilisco e anche Palmieri, il martello italiano del futuro. E qui c'è Obiquelu, il nigeriano naturalizzato portoghese, secondo degli ultimi giochi olimpici a un solo centesimo da Justin Gatlin, poi squalificato per doping in cosa di questi giorni. Obiquelu forse il più leggero, il meno scolpito e robusto tra i nigeriani, che sono sempre degli armadi a un ante e mezzo almeno. Francis Obiquelu alla corsia 2, Mikhail Yagarichev, Russia alla 3, Ivan Mocioli, lo spagnolo, alla 4, Roland Nemeth, Ungheria, alla 5, alla 6, Wojtek Schulz, Cechia, Uder Kankarafu, francese, e poi Daniel Persson, svedese, che qui vediamo alla 8. Partenza falsa forse proprio di Daniel Persson. Sì, è sembrata proprio dallo svedese. Francis Obiquelu quest'anno 10.03, miglior tempo in Europa. Immediato il controllo.
per verificare tempi di reazione, cartellini. Si ricordava prima che era stata data una falsa a Ronald Pognon, poi Pognon si era spiegato, è stato dato al tempo e da allora avevano mostrato il cartellino verde per riazzerare la situazione, dire scusate. Anche con molta cortesia Pognon aveva fatto segno che a suo modo di vedere non era quella una partenza falsa ma al tempo, e i giudici qui si sono proprio scusati, sono guardati, forse siamo stati precipitosi. Allora adesso questa ultima batteria ci consente di vedere in corsia Vince Obichello, il favorito. È un po' la rivincita di 4 anni fa a Monaco di Baviera, quando fu Dan Chambers a vincere davanti a Vince Obichello, oro e argento, ma poi le cose sono cambiate. Vediamo proprio questa situazione, quasi un rito per le gare di velocità. Ecco la partenza di Daniel Persson. Il giudice arriva all'ottava corsia e mostra in maniera molto rigorosa e anche teatrale il cartellino giallo della partenza falsa a colui che l'ha commessa, e poi con permanenza meno prolungata di corsia in corsia mostra il cartellino giallo a tutti per far interpretare ai centisti che nulla è più consentito. Un'altra partenza falsa sarebbe per chi la provocasse la squalifica. Obichello alla corsia 2, quest'anno non è sceso sotto i 10, forse il più bravo, con Pognon qui togliamo che il forse. Certo, Pognon avversario ostico per lui e di gran classe. Tutto regolare, ottima partenza di Mikhail Yagarichev, ma poi con azione elegante, eccellente, in leggerezza, quasi sfiorando terra, corre con un 10,25, un'impressione regale, 10,25 con un metro di vento alle spalle, più 0,9 per essere pignoli e giusti, 10,25 questa corsa veramente con tempi di contatto del piede con il terreno, con la pista, brevissimi, con una facilità che lascia esterrefatti. Il tempo per verificare il risultato e per dare anche l'ipotesi di qualificazione per i due azzurri ancora a galla, 10-25 per Obichello, che ancora non è confermato. È certamente un'azione perentoria ma facile, corre sul soffice come si dice, vedete, va via in progressione, ha spinto quel tanto che basta per dare l'accelerazione, molto poi mantenere quella velocità. Viene confermato il 10-25, intanto abbiamo notato le due cose, che i tempi ufficiosi subito immediati vengono poi confermati dall'ufficialità. Rivediamo le associazioni frontali degli atleti e poi nelle partenze queste tese lunghe si erano già viste nelle prove dei 100 ostacoli dell'Eptathlon con molte attese. Obichello sulla destra, certamente il favorito, ha subito voluto dare una dimostrazione di facilità. Lui è portoghese dal 2001. Attenzione ai tempi di ripescaggio, Ivan Moccioli è il quinto con 10,53, quindi meglio dei due azzurri, uno dei due, tutti e due si qualificano. Allora sia Massimiliano Donati 10,55 che Luca Verdecchia 10,57, ma quanta difficoltà, si sono qualificati per il turno successivo, eliminato invece Maurizio Checcucci con un modestissimo 10,62. Vediamo qui Carolina Kluft, intanto sempre in corso il lancio del martello, sta per cominciare, anzi è cominciato, siamo ancora su misure bassine, ecco il risultato dei 100 metri con Obichello 10,25. Questa azione è facile con tempi di contatto rapidissimi con il terreno dei suoi piedi, anche perché era molto controllato il suo busto eretto con l'articolazione dell'anca quasi a 90 gradi. È finito invece il getto del peso, che ha già dato le qualificazioni, le 12 qualificazioni. Ricordo due italiani qualificati, eliminato invece Maurizio Checcucci nei 100 metri, qualificati Luca Verdecchia e Massimiliano Donati, con molta difficoltà in extremis. Ester Ballassini sta lottando, ma sembra essere difficile la sua situazione nel martello. Ci fermiamo, pubblicità. Elisa Trevisan comincia il salto in alto per lei, seconda prova dell'Eptathlon. L'impressione è che qualcosa sia migliorata rispetto a questa specialità, che è un po' il suo tallone d'Achille. 1,59, misura risibile. Atleta veneta, si ricordava, nata a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, residente da sempre a Rossano Veneto, alle porte di Bassano, Vicenza, C.
59, tranquillo, ci mancherebbe altro. Intanto dalla regia vorrei coinvolgere Paolo Bellino. Abbiamo visto questi e vediamo lei adesso, 1,59 m anche per la lettone Volzhankina, Yesenia Volzhankina, che è stata molto brava nel 100 ostacoli. Questa è decisamente meno buona per lei come specialità. Volevo coinvolgere Paolo Bellino per parlare di 100 metri. Oggi ci saranno i quarti di finale, tre si stagliano soprattutto. Ronald Pognon, Francis Obikvelu, Francia-Portogallo, Dwayne Chambers, Gran Bretagna, con chissà possibili altri inserimenti, Bellino? Ma devo dire che i francesi mi sono piaciuti molto, quest'anno hanno una buona squadra nella 4%. Devo dire che Obikvelu ha destato un'impressione splendida, una corsa molto leggera, facile, addirittura forse nel finale ha mollato talmente tanto che gli scappavano i piedi avanti e è andato un po' indietro di spalle. Inglesi e francesi in chiave poi futura e futuribile per la staffetta, un po' meno di italiani, forse un po' troppo contratti. Non mi è dispiaciuto anche il polacco della terza serie, Kucz. Andiamo con Pognon intanto. Serve. E tra poco ci sarà l'ultimo tentativo di Balassini, vediamo con Alpognon. Esther in pedana intanto, eccola, poi proseguiremo l'analisi di chi possa domani vincere i 100 metri. Esther Balassini ha bisogno di 2,5 metri almeno, meglio del finora lanciato, 64,20 metri. Si arrabbia perché finisce qui la gara, il martello si ferma subito, non si ferma il lamento di Gino Brichese. Un'altra qualificazione fallita dalla azzurra, contratta sempre molto. Non vorrei interpretare il labiale di Gino Brichese, che se l'è presa, l'allenatore federale della, ma anche della stessa atleta. E adesso va in pedana l'irlandese. Gara finita, anche se ufficialmente ancora no, per Esther Balassini, che è comunque undicesima e solo le prime 12 passano il turno, tenendo presente che c'è ancora per intero un gruppo di merito. Tra poco 400 ostacoli femminili. O'Keefe lancia sopra i 65, ma al di là della fettuccia del settore, e quindi lancio non valido, nullo. Qui c'è Fani Halkiala, campionessa olimpica, che tornata alle gare quest'anno, e siamo anche con la finlandese Kelo. Tanto mentre saranno presentate l'ostacolista di 400 e vediamo, Kelo le prese col 1,59 m. Ancora parlavamo di Obikvelu con Paolo Bellino, siamo sui 400 ostacoli con la più forte di questa batteria, che è Tatiana Tereshchuk, l'ucraina, che corre in corsia 1. Ma a tuo parere, Bellino, decisamente meglio Obikvelu dei suoi avversari? Sì, a mio avviso sì, assolutamente, assolutamente al di sopra della media, facile dalla partenza, assolutamente leggero. Credo che da questo primo round è assolutamente superiore. Pessimi gli italiani, parleremo dopo. Corsia 1, Tatiana Tereshchuk, ucraina, 400 ostacoli. Zuzana Heinova, cechia, in 2. Doma Dorajema, Francia, in 3. Sara Oreshnik, Slovenia, in 4. Cor Olivero, la spagnola, in 5. Özge Gürler, Turchia, in 6. In 7 Anastasia Trifonova, Russia. In 8 Kristina Hantzineag, Grecia. Partenza regolare stavolta, Tereshchuk una spanna soprattutto, poi Trifonova, Russia, e Cor Olivero, la spagnola. Quinta corsia partita forte, proprio Cor Olivero. Diciamo che è un vero peccato che la umbra perugina
Benedetta Ceccarelli, primatista italiana, si sia qui presentata, qui si sia quest'anno presentata in cattive condizioni per un infortunio che continua a protrarsi, che quindi qui sia non al meglio, perché c'era margine decisamente per la finale. Quattro anni fa a Monaco di Baviera ci fu il miglior risultato di carriera per la ex primatista italiana Monica Niederstetter, che si è fermata, sta per diventare mamma, la altoatesina, che quindi probabilmente ha deciso di smettere con la carriera. E qui Benedetta al meglio avrebbe potuto dire la sua, financo per un posto dai primi, tra i primi cinque. Cora Olivero si spegne, la spagnola, non Tatiana Tereshchuk, l'ucraina che va a vincere alla corsia 7, poi è Anastasia Trifonova e anche la ceca Heinova o la greca Hansineag vanno verso il terzo posto. Le prime tre passano il turno, vanno alla semifinale e c'è il ripescaggio dei quattro migliori tempi. La corsia 1 solitamente poco favorevole, peccato che Benedetta Ceccarelli l'avrà in corsia 4, più che altro per il fatto di curve dove è difficile correre perché il raggio di curvatura è decisamente inferiore, anche se nei 400 ostacoli non si sta a lucrare con una curva troppo vicina al bordo della corsia, perché bisogna passare l'ostacolo. Al meglio, vantaggio piuttosto netto. Ricordo che i 400 ostacoli sono anche stati specialità migliore del nostro consulente di regia Paolo Bellino. Tereshchuk chiude con un facile 55 secondi e 47, sì, davanti a Anastasia Trifonova 56-10 e Susanna Heinova 56-29. Per ora fuori 56-80 Cristina Hansineag e Cora Olivero, la spagnola. Ceccarelli e possibilità di medaglia, se sempre coi secco in massima poco lontano, sentiamo Bellino, se fosse arrivata con un progresso discreto rispetto all'anno scorso, quando già era scesa per la prima volta un'italiana sotto i 55, appunto Benedetta. Benedetta quest'anno ha patito vari infortuni, problemi ai tendini, è una ragazza secondo me dalle grandi potenzialità. Quest'anno, l'anno scorso ha fatto una grandissima stagione migliorandosi fino a correre normalmente sotto i 55. Non lo so, io le ho parlato ieri e lei è abbastanza tranquilla, non ha niente da perdere, è la sua gara dell'anno, vediamo che cosa. Qui la pista è molto bella, c'è un vento un po' difficile che gira in modo strano all'interno della pista. Io credo che lei, se è tranquilla, serena, si gioca tutte le sue carte oggi in batteria e vediamo che cosa viene fuori. Errore Peinado al metro 59, era anche il terzo errore per Maria Peinado, che a sua volta ha nel salto in alto di questo heptathlon il suo tallone d'Achille, non va molto su, anzi. Siamo vicini alla seconda, concludiamo il discorso dei 100 metri con Paolo Bellino. Ricordavi il vento, questo più che nei 100 metri è riferito ai 400 ostacoli, dove il vento può dar fastidio, mentre abbiamo Simone Oberer, 1,74 m, perché siamo passati all'altra pedana, ben altro saltare, ce la fa la... No, questa è Jennifer Oeser, la tedesca, altra pedana, 1,74 m. Dicevo del vento dei 400 ostacoli, che è cattivo alleato perché ti permette non ti permette di applicare una giusta amministrazione dello sforzo su tutti i 400 metri. Sì, in realtà ieri girava un pochettino in modo strano, quindi non si capiva mai se era favorevole nel rettilineo d'arrivo o se era, in alcuni momenti era contro in tutta la pista, quindi era un pochettino, dipende da come si incunea all'interno della pista. Per ritornare ai 100, credo che quelli di cui hai parlato prima siano assolutamente i favoriti. Forse come outsider mi giocherei Marc-Louis Francis, che è un ragazzo ancora molto giovane, dalle grandi potenzialità, che però non è mai riuscito a esplodere nelle grandi gare. Solo a livello juniores, poi passato di categoria ha trovato sempre un muro, forse anche mentale. Intanto c'è Fani Halkia. Fani è tornata, la campionessa olimpica di Atene, che aveva destato grande impressione ed anche qualche sospetto per un miglioramento spropositato di un paio di secondi nell'arco della stagione, anche se Halkia prima di quel risultato aveva avuto stagioni di infortuni. Dopo quel risultato è diventata una star televisiva nel suo paese, sai cosa vuol dire vincere l'oro davanti all'intero tuo paese nello stadio olimpico della capitale. Quest'anno è tornata anche con buoni riscontri l'atleta greca, quest'anno è la migliore in assoluto in Europa con 53-71, tenuto proprio nello stesso stadio olimpico. Eccola qui, che quattrocentista d'ostacoli è Bellino, la campionessa olimpica?
Ma era praticamente più sconosciuta prima della fine, prima delle Olimpiadi di Atene. Si è migliorata moltissimo, secondo me è una buona ostacolista, ha delle grosse capacità ritmiche, è molto veloce di base, ma è una buona ostacolista, considerando il fatto che i 400 ostacoli per le donne, gli ostacoli sono decisamente molto bassi, quindi 76 centimetri. Le capacità di velocista sul piano sono molto preponderanti, paragonabili a quelle della capacità da ostacolista. Eccola Fani, viene in precedenza, aveva praticato ginnastica artistica. Alkia è veramente diventata una star in Grecia dopo quel risultato. I giochi olimpici hanno avuto in tutto il paese una eco che si è trascinata e ancora si trascina. I risultati sono decisamente calati da un paio di anni, vuoi anche, dicono in molti, perché i controlli antidoping sono diventati ancor più, non solo quelli della Federazione Internazionale dell'Atletica, ma anche quelli dell'Agenzia Antidoping Mondiale, la famosa WADA, ancora più pressanti questi controlli. A sorpresa, pescato proprio fuori stagione, diciamo in aprile, Justin Gatlin positivo a testosterone e più che altro testosterone sintetico. Vediamo la Fani Halkia, quest'anno capace di 53 e 71. C'è un al tempo. Sì, non è inquadrato, è andato un giudice proprio dall'Halkia a correggere la posizione delle mani. Sulla riga forse, a suo parere. L'ha richiamata due volte. È andato di persona proprio lui. L'ha marcato stretto Balani dalla regia. Ecco Halkia. Halkia quest'anno la prima in Europa, ma anche la seconda al mondo, un eccellente 53-71. La prima al mondo, l'americana, la Scinda Demos, il 53-02. E tra l'altro Atene, Attilio, quest'anno ci sarà la Coppa del Mondo proprio a fine stagione, a metà settembre, allo Stadio Olimpico di Atene. L'unica occasione per vedere in competizione ufficiale, al di là dei meeting, il ecco, vediamo Fani Halkia, cartellino verde, proprio a dire tutto regolare, non è ancora considerata partenza falsa. Dicevo, in quell'occasione ci sarà per lei la possibilità di affrontare la Scinda Demus, se gli Stati Uniti sceglieranno lei, come pare ovvio, ovvio fino a un certo punto, perché non sempre gli Stati Uniti hanno preso sul serio la convocazione per la Coppa del Mondo, stavolta sì, tant'è, intanto Elisa Trevisan alle prese col 1,62 m, tant'è che quest'anno i campionati nazionali, che avevano valore di cosiddetti trial di qualificazione, solo per il primo posto davano l'automatica selezione per la Coppa del Mondo di Atene, Halkia contro Demos probabilmente. Sopra l'asticella Elisa Trevisan, 1,62 m per la Veneta. Attualmente 21esima nella classifica dopo la prima prova su 30 atlete. Dovrebbe avere 1,69 di personale, una delle sue gare certamente non la migliore. Ritorniamo proprio la peggiore di molto anche. Halkia alla corsia 4 con probabilmente Lee McConnell, la britannica, e Natalia Ivanova, la russa, compagne di viaggio per il turno successivo. Dovrebbero essere loro. Halkia alla corsia 4, la campionessa olimpica. Ha davanti proprio le due più forti, quindi proprio McConnell e Ivanova a tenerle punto di riferimento. C'è molto tifo anche perché in corsia 7 c'è Erika Mortensen, la svedese. Chi sta recuperando in questo momento, la partenza è stata un po' sofferta. Azione adesso sicura con passi che valuteremo anche grazie a Paolo Bellino, se è riuscito a interpretarlo, anche perché non sempre l'inquadratura teneva conto della greca. Corsia 1 bene per Andrisianu, la cipriota che sembra essere prossima a passare il turno. Fani Halkia, ultimi metri, torna sotto anche Ivanova. McConnell perde il terzo posto da Sialu, 55-42 per Fani Halkia. Passano il turno anche Natalia Ivanova, la russa, e Andrisianu, la cipriota. È possibile e probabile il ripescaggio di una deludente Lee McConnell, la britannica è quarta. Ricordo, in quarta batteria Benedetta Ceccarelli, che avrà l'onore ed il piacere, e si fa per dire, di gareggiare nella sgradita corsia 1. Bellino,
Non mi ha proprio impressionato. Da quello che ho capito guardando sul video, anche con i cambi di inquadratura, tiene una cadenza di 15 passi fino al settimo ostacolo e poi stranamente non passa a 16 ma cambia direttamente, dall'idea di passare direttamente a 17, quindi corre sempre con la sinistra come gamba d'attacco. È una gara molto lei ambidestra, cioè, o quantomeno non è ambidestra, ma quando fa di necessità virtù com'è con l'altro arto d'attacco? Ma io l'ho vista poche volte, io l'ho vista il mondo l'ha vista poche volte. Vediamo intanto passaggio per fuori, dicevamo che gli ostacoli da 76 perdonano moltissimo, oltretutto bisogna dire che devono fare i conti con un giro di pista che dava l'idea di essere comunque molto controllata. Qui alla fine, quando ho visto che in corsia interna la stavano recuperando, ho ancora accelerato, quindi consideriamo che la gara d'esordio la mattina, quindi non mi è dispiaciuta tantissimo, anche se è ancora un po' meccanica, non molto fluida sia come corsa che come tecnica. Sì, sembra che li conti ancora i passi mentalmente. E comunque ha corso proprio la parte centrale dai 150 ai 350 metri e poi si è lasciato andare. Teneva a vincere Attilio per un semplice fatto, perché è vero che le prime tre passano il turno, ma in realtà c'è una distribuzione nelle semifinali diversa per chi abbia vinto il primo turno e le altre, e va in corsia migliore, in corsia considerata più favorevole, la 4 e la 5, le centrali, mentre abbiamo Nina Chelo, con la quale probabilmente ci deve essere una sorta di conto privato della nostra regia. È proprio l'atleta che precede di una posizione Elisa Trevisan, è ventesima in classifica. Elisa che sembra in procinto di migliorarsi nel salto in alto, dovrebbe scavalcarla. Intanto ben altro risultato dall'altra parte, comincia presto Carolina Kluft, l'impressione che quella fasciatura alla caviglia, l'articolazione tibiotarsica sinistra, sia stata più che altro un fatto dovuto precauzionale. Il 1,74 m, lei che salta, quantomeno ha di primato 20 centimetri in più. Tornando ancora a Paolo Bellino, avevo parlato di questa cosa, poi magari alla prima occasione possibile vorrei sentire, vedere, salutare Francesco Panetta. Giulia Ignatkina al 1,74 m da saltare per imitare Carolina Kluft, fatto il salto. Dicevo, c'è questa proposta della Federazione Internazionale in ipotesi di alzare da 84 a 91 centimetri gli ostacoli, ne potrebbe trarre giovamento l'atleta più brava come passaggio, come tecnica di passaggio dell'ostacolo, però attenzione, perché a quel punto con l'ostacolo più alto si rischia di andare molto sotto l'ostacolo successivo, cioè gli 8 metri e mezzo tra ostacolo e l'altro, che diventano un po' stretti, con il rischio magari di passare ai 110 anche per le donne, o meglio, con l'ostacolo da 91 bisogna passarlo, cominciare a saltarlo da più lontano, e quindi diventa ancora più stretto il passaggio tra ostacolo e ostacolo, anche se 84 centimetri più gli ostacoli da 100 metri sono poca cosa, Bellino. È un combinato disposto di due cose negative. La prima, gli ostacoli a mio avviso sono troppo bassi, e secondariamente, soprattutto per la forza che sviluppano in questo momento le atlete, che sono migliorate moltissimo nel corso degli anni, effettivamente 8,50 m diventa una gara di grande frequenza, quindi non riescono a esprimere completamente tutta la loro forza. Penso che l'idea giusta sia quella di alzare l'ostacolo e aumentare la distanza. Salta Marie Colombier, errore per lei, la piccola francese molto forte nel giavellotto, che però bisogna segnalare essere un po' infortunata. Natasha Danvers, la più forte di questa terza batteria. Danvers, Yevgenia Isakova, che quest'anno ha trovato vera e propria consistenza, non ha migliorato il suo primato ma si è assestata sul 54,5 correndolo spesso. Quindi c'è il rischio che si arrivi ai 110 ostacoli, prima o poi anche per le donne, ovviamente con ostacoli più bassi. Ma potrebbe essere un'opzione. Abbiamo migliorato negli anni, i regolamenti sono cambiati poi negli anni parecchie volte, quindi l'avvicinamento tra uomini e donne è assolutamente la stessa cosa. Credo che quello sia il futuro. Siamo ai 400 ostacoli. Da modo di dire che c'è già stato il primo caso antidoping e il secondo
norvegese Okeke, norvegese stagionato, origini nigeriane anche per lui, rischia addirittura la squalifica a vita perché è recidivo, è di qualche giorno fa e invece di poche ore fa è questa in Ohurugu, la britannica a sua volta di origine asiatica, che ha saltato, dribblato i controlli antidoping, quelli a sorpresa, e per questo potrebbe essere squalificata. Per ora è stata sospesa, non sarà qui. Isakova la più forte in corsia 4, ma attenzione anche a Natasha Danvers, che da sposata fa anche Smith. In assoluto la favorita, Bellino? Dei 400 ostacoli? Yes. La greca. Che ha fatto 5 centesimi meglio della ucraina Tatiana Terenshuk, che ha vinto la prima batteria, ricordiamo un atleta del 69. Terenshuk, che era stata già medaglia d'argento agli europei di Budapest del 1998. Budapest 98, c'è questa sorta di passaggio di consegne tra la manifestazione continentale per gli sport d'acqua e nuoto e affini e i campionati d'Europa di atletica, che sono tornati in Svezia. In precedenza qui, proprio in questo stadio Ullevi, c'era stato il campionato del mondo di atletica nel 95, un'edizione in cui l'Italia andò piuttosto bene con due titoli mondiali, quelli di Michele Didoni, il milanese della marcia 20 km, marcia che assegnerà il titolo domani, quella maschile, con Ivano Brugnetti, campione olimpico, che è il favorito numero due a sentire i pronostici ufficiali. 1198 il numero di Ilona Ranta, la finlandese, corsia 1 per Marta Hrust-Rosej, la polacca, corsia 2 per Tasha Danvers-Smith, Gran Bretagna, in 3 Nadia Petersen, Svezia, in 4 Yevgenia Isakova, Russia, in 5 Ilona Ranta, Finlandia, in 6 Angela Morosano, attenzione a lei che può essere ritenuta la numero 3 di questa batteria, forse la numero 2, in netto miglioramento dopo che per tanti anni ha corso i 200 e i 400 senza ostacoli, Susanna Bergrova della Cecchia la corsia 7 e poi Michelle Carey Irlanda la corsia 8. Dal punto di vista dell'Italia, questi sono i primi campionati grande evento, il primo grande evento dopo lo stop di Monica Niederstetter, ricordavo, presto sarà mamma, la ex primatista italiana. Intanto c'è una caduta alla corsia 5, è Ilona Ranta la finlandese. Ecco Isakova in vantaggio, Tasha Danvers-Smith ha il punto di riferimento, questo vantaggio, Morosano sta correndo bene, queste le tre che si staccano rispetto alle altre. Isakova, Danvers-Smith, Morosano. Morosano ancora in fase di apprendistato, ma sta migliorando di giorno in giorno, tanto da arrivare molto vicina, quasi affiancata di Evgenia Isakova sul rettilineo finale. E probabilmente Morosano ha margini grossi di miglioramento, anche se nel finale si pianta un po'. Va Evgenia Isakova a vincere, sprint per il secondo posto, probabilmente vinto da Tasha Danvers-Smith. Ricordo anche la seconda piazza rispetto alla terza, ha il vantaggio di una migliore attribuzione di corsia nel turno successivo, e quindi meglio cogliere l'occasione piuttosto che riposare per gli ultimi 2-3 metri finali. Migliorato il tempo di Halkia e Tereshchuk, 55-42 per Halkia la greca e 55-47 per l'ucraina Tereshchuk. C'è la vittoria di Evgenia Isakova. Vediamo intanto il momento della caduta, un approccio di prima gamba difficile e sbagliato per la finlandese, che finisce lunga distesa, ha rischiato anche di coinvolgere Evgenia Isakova. Vediamo proprio la finlandese, finisce qui la sua corsa, campionato d'Europa, ha rischiato proprio, dicevo, di coinvolgere una delle favorite, Evgenia Isakova, quantomeno favorita per la medaglia, perché le correva in corsia interna, le ha invaso la corsia parzialmente, ma è riuscita a scansarsi Isakova, che qui va a vincere con il miglior tempo finora, 55-21. Tasha Danvers-Smith 55-64, Angela Morosano. Yunis Barber, 1,74 m, anche per lei una formalità, quasi formalità, tocca l'asticella inavvertitamente. C'è questa sua gestialità quasi a volerla zittire l'asticella in fase discendente.
non è che sia piaciuta tantissimo in questo gesto, lei che ha nel salto in alto qualche punto in meno, ma a pochi pochi, è comunque una delle migliori in assoluto e da grandi prestazioni. Younes Barba nei 400 ostacoli manca la batteria, ecco intanto ancora salto in alto, scarpa chiodata per Olga Levenkova, scarpe che portano chiodi sia sulla suola che sul calcagno per il salto in alto e per il giavellotto. Errore anche molto netto per Olga Levenkova. Tra poco ci sarà Benedetta Ceccarelli, tempi di ripescaggio eventualmente da considerare, per ora ci si qualifica con 56,90, chissà se le condizioni di salute di Benedetta possono al limite permettere un tempo di questo tipo. Ecco la Benedetta Ceccarelli, la primatista italiana, Carabinieri Bologna, è stata una delle prime carabiniere al femminile dell'atletica, se non la prima. Una nidiata anche di giovani per il gruppo che ha sede a Bologna, seguito da Vittorio Visini, ancora per qualche mese in attesa di pensione, che è anche il coordinatore tecnico della marcia italiana ed è il recordman di presenza in nazionale, mentre al femminile la record woman è Marisa Masullo. Dicevo di Benedetta Ceccarelli, che ha corso negli ultimi anni per la Fondiaria SAI, la società romana che ha lo scudetto nel campionato di società, e che ancora Ceccarelli rappresenta nei campionati di società. Si comincia a fare sul serio, relativamente sul serio, 1,65, Elisa Trevisan ha dimostrato di averne, ma poi bisogna fare i conti con l'asticella, i margini sono nettissimi, ma sul valicamento tempi non rispettati, molto alta poi in fase discendente con la parte, sì, il polpaccio, e non c'è proprio il richiamo, un richiamo tardivissimo, molto margine davvero, però bisogna saltarli. Tanto 165 centimetri. Nell'altra pedana abbiamo visto Enos Barber e Caroline Kluff, e tutti e due hanno iniziato il primo salto, unico salto, a 1,74. Tanto per marcarsi stretto. E la Kluff è la prima a saltare, di conseguenza può rispondere Barber. Sono le due atlete, se si giocano la medaglia d'oro, possono giocarsi anche il titolo e il primato europeo. La Kluff lo difende, il titolo vinto 4 anni fa. Ma rimaniamo con Benedetta Ceccarelli, la primatista italiana, per lei una stagione sfortunata, la prima corsia non aiuta certamente, la pone un po' in difficoltà. Bellino, sono... perché la prima corsia non piace agli ostacolisti dei 400 e dei 400isti in genere, ed anche ai 200isti? Ma i motivi sono due. Primo, perché speravo uno solo, se no partono. No, no, le curve sono strette, sì, e quindi hai più difficoltà a distenderti. Poi la Ceccarelli non è altissima, quindi da questo punto di vista non è che la penalizza molto. Il problema è che c'è il cordolo interno e quindi non ti permette di correre vicino alla corsia, ma si corre leggermente più interno, quindi si fa in teoria un pochettino più di strada. Quest'anno ha fatto 56,71 a Rieti, metà maggio, dunque è passato un po' di tempo, poi ha fatto una lunga interruzione e è rientrata ai campionati italiani di Torino all'inizio di luglio. Parliamo di Benedetta Ceccarelli. Corsia 2 per Claudia Marx, ricordo Ceccarelli alla 1. Claudia Marx, la tedesca che appena sbarcata sul pianeta 400 ostacoli aveva ottenuto discreti risultati, poi non ha incrementato, questa 400ista tedesca. Alla 3, Aljena Ryklova, Cechia. Alla 4, Anna Yesien, forse la più forte, Polonia. Emma Duck, la britannica, in 5. In 6, Anneli Melin, Svezia. Anastasia Rabchenyuk, la numero 2 di questa batteria, l'Ucraina. Quest'anno a miglioramento netto, a 54,73. Laia Forcadell, la spagnola, alla 8. Benedetta Ceccarelli ha il terzo miglior tempo di iscrizione come primato assoluto, attesa perché ha dovuto fare i conti con una tendinite. Si difende bene attualmente Benedetta Ceccarelli. 56,90 è l'ultimo tempo di recupero, 4, questa è l'ultima batteria. Anna Yesien, Hrustrosej era alla batteria precedente. Benedetta Ceccarelli in prima corsia, in seconda va ancora bene Claudia Marx, stringe i denti Benedetta Ceccarelli, sicuramente sofferente perché il suo posto doveva essere qui a fianco alle altre, in altre condizioni di salute.
Anna Yesien, primo posto per lei in questa batteria, finisce quinta Benedetta Ceccarelli, Anna Yesien chiude con un 55-46 solo discreto, il secondo posto è per Anastasia Rapceniuk e Claudia Marx al terzo posto. Quinta piazza per Benedetta Ceccarelli, 56-90 per lei, dovrebbe essere rimasta fuori anche perché 56-90 andava preso in considerazione se fosse arrivata quarta, invece è arrivata quinta e comunque avrebbe dovuto fare tempo a questo punto inferiore l'atleta perugina, che a lungo è rimasta anche sul in bilico se venire o non venire a questi campionati d'Europa, onorarli come, insomma. Anna Yesen chiude in 55-46, risultato ufficiale. Anastasia Rapceniuk, la ucraina, 55-76, Claudia Marx, Germania, 56-04, Aliena Ryklova, l'atleta della Repubblica Ceca, si qualifica con 56-44 ed è eliminata con 57-12 Benedetta Ceccarelli, eliminazione che fa male, ma probabilmente a lei fa male anche il ginocchio e questo le ha precluso una stagione che poteva essere con i fiocchi. Seconda prova intanto per Elisa Trevisan e subito dopo il commento di Paolo Bellino. Trevisan alle prese col metro e 65. Eccoci, riuscito ed anche con molto margine. Peccato davvero per Benedetta Ceccarelli, il peccato lo estendo anche all'interpretazione tecnica e non di Paolo Bellino. Ma sì, peccato, speravo anche in una, l'anno scorso i mondiali ha trovato sempre la Yesen sia in batteria che in semifinale, quindi speravo che questo questo trend fosse positivo e la portasse alle semifinali oggi. Non mi è piaciuta dall'inizio, ha fatto una corsa un pochettino assente, è ovvio che le condizioni non erano facili, ha tenuto un pochettino la prima parte, però si è visto bene che dal sesto ostacolo in avanti all'ottavo si vedeva che aveva finito la benzina. Normalmente lei è molto chiude molto forte e invece si è visto proprio che si è impettita e non è più riuscita a spingere così come fa normalmente. Tanto abbiamo visto Nana Jimou alle prese con il metro 65, è saltato la seconda prova ed ecco Benedetta Ceccarelli. Qui finisce una stagione per lei cominciata discretamente, proseguita malissimo, l'infortunio l'ha tenuta a lungo anche lontana dagli allenamenti, che oltretutto lei con il suo allenatore Sauro Mencaroni deve fare anche su impianti difficili, per usare eufemismo. Nina Kelo alle prese con il metro e 65. Ce la fa anche con un pizzico di fortuna. Ancora non abbiamo aperto quella che chiameremo casa caporale, vediamo intanto Olga Levenkova nei prossimi giorni, cioè il bordo pista, anche un modo per dribblare la citazione della collega giornalista inviata che è sul volo di ritorno di andata, Budapest, Vienna, Gotemburgo, dopo i campionati d'Europa delle manifestazioni acquatiche, nuoto e affini. Levenkova alla terza prova al metro e 74. Tanto volevo salutare Francesco Panetta, volevo chiedere a Francesco, che è in studio, ci affiancherà con la sua presenza anche come ex compagno di squadra degli azzurri per qualche anno, ormai ai noi qualche anno fa è stato capitano della nazionale italiana. Ecco, vi capita di incrociarvi tra ex? Citavo mesi or sono i commentatori tecnici della BBC e sono tanti. In questo momento il più celebrato è Jonathan Edwards, perché siamo nella terra dove ottenne un record del mondo inarrivato ed inarrivabile, mentre abbiamo Jennifer Oeser, per lei l'1,77 non è cosa inarrivabile. Come si sta qui a Gotemburgo? Si sta benissimo, al nord si sta molto bene, come sai io mi sono allenato per anni, non proprio qui però al nord. Qui volevo arrivare. Terra bellissima. Più Finlandia che Svezia nei tempi rondelliani, Giorgio sì. Rondelli che è stato tuo tecnico, che qui è inviato per altra televisione,
sceglieva di solito la Finlandia per Kova, Alberto Kova, chi c'era ancora? Boffi di quel gruppo? Ma De Madonna, cioè, eravamo Gianni in tanti, Madonna, ma poi ci allenavamo anche con Etano, gli altri della nazionale, Bordin, voglio dire, perché poi insomma ci siamo allenati anche insieme a Lambruschini, insieme a... erano i raduni della nazionale, poi diventavano. Perché Finlandia d'estate? Ma perché, come vedi, il clima, a parte i giorni passati che qui ci sono stati 33 gradi, il clima è bellissimo, almeno noi arrivavamo in luglio, il clima che ha 18-20 gradi, il cielo sempre sereno, è chiaro che sfuggivamo all'AFA italiana. 1,77 per Natalia Dobrinska, la russa, intanto una delle big candidata al terzo posto dopo le due duellanti. E adesso siamo invece a Stratacchi, siamo 1,68. Saltata con questo scalciare Anastasia Stratacchi, la greca. Vai pure Francesco, vicete incrociati anche qui con qualche big del passato. Viene in mente Brandon Foster, che è due volte te quanto, quanto sì, a Girovita. Anche tre direi, ma era da un po' che era sovrappeso. Con qualcuno capita, ancora in questa occasione non Doloretto per la Trevisana al collo, vai pure. Sì, ti dicevo, ancora in questa occasione non tu sei ancora in forma. Sì, mi difendo, dai, mi difendo. E se posso intervenire, abbiamo notato anche Firmin Cacio che l'abbiamo un po', come dire, ha girato? È raddoppiato, mentre invece Francesco Panetta, anche in virtù di un allenamento costante, anche stamattina si è allenato, perché... Che gli hai raccontato, Francesco? No, aspetta, ti devo raccontare il vero aneddoto di oggi, perché Panetta oggi si è allenato tra le 9.12 e le 9.33, è venuto di corsa qui in studio perché ha fatto tardi e non si era svegliato. Ho dovuto riaccendere il vecchio motorino, Franco. Intanto vediamo il salto di Kovalainen, subito dopo questo siamo pronti, chiedo per la pubblicità, Kovalainen fa 1,68, abbiamo uno stop di qualche minuto per la... Carolina Klüft, 1,77 m, si va su. Jonis Barber, Carolina Klüft, prima prova adesso per la svedese, che è indietro di poco meno di 40 punti, 37. Non che sia andata di molto al di là, ma quanto basta la bionda svedese. 1,77 m saltato, vediamo un replay, ve ne concediamo anche un secondo e poi vi concediamo il piacere di questi minuti di pubblicità. In questa batteria c'è anche Ivano Bucci San Marino, stivale fino a un certo punto perché Licciardello è dell'isola, siciliano di Catania, seguito da Filippo Di Mulo, quest'anno il gran miglioramento fino al 45-59 che vedete. Corsia 1 per Jeliko Vincek, Croazia, in due Leslie Gionet, forse il favorito qui al miglior tempo in Europa quest'anno. Licciardello è davanti a lui, Laurent Battistel, il monegasco, la corsia 4, poi Dimitrios Gravalos, Grecia, poi Vasile Bobos, Romania, Ivano Bucci, San Marino, Daniel Dabrowski, Polonia, e Paul McKee, irlandese. Licciardello, a fianco, all'interno c'è Leslie Gionet, all'esterno molto bene Daniel Dabrowski, e questo è il terzetto, passano i primi tre. Licciardello un po' si impettisce, si indurisce sul rettilineo che sembra piuttosto lungo, con qualcuno che rimonta dietro. Attenzione soprattutto all'irlandese McKee, va, si qualifica, 45-58 per chi vince. Non bene, non bello è parso l'allievo di Di Mulo, nettamente migliorato quest'anno, un ragazzo molto giovane di bel talento. Vittoria per Dabrowski, Daniel Dabrowski, con un 45-58 che è andato assai vicino al primato del polacco, che ha 45-57, viene confermato il 45-58, il secondo posto per Leslie Gionet, che ci teneva a vincerlo, si vede da questo replay al rallentatore, proprio per quella considerazione che si faceva rispetto all'attribuzione della corsia nel turno successivo. Non esce ancora il tempo, in attesa di questo Paolo Bellino si esprime sul 45-67, 45-67 per Gionet, e 46-24
per Claudio Licciardello, che si qualificava al turno successivo. Andrea Barberi sarà in terza batteria, sarà in corsia 1. Bellino. A mio avviso ha fatto una bella gara, mi sembrava prima fuori campo si vedeva che era molto nervoso e un po' teso, e mi ha corso un pelino contratto, però è una gara d'esordio in un europeo, aveva anche una certa tensione perché viene da un buon risultato. Non è andata male, probabilmente non ha visto il polacco dall'altro lato, e non è stato facilitato dal fatto che Dijon, pur essendo accreditato di un tempo migliore, non l'ha mai affiancato, è sempre stato affiancato solamente negli ultimi 100 metri, però direi una buona gara. Certamente la sua quinta gara, ha fatto 45-59 proprio a Ginevra all'inizio di giugno, poi così per Lucertello, sia a Valencia prima e poi a Malaga in Coppa Europa, e comunque qui entra nei primi tre decisamente, i tempi di recupero sono 4 e per il momento vale un 46-77 come ultimo tempo. Siamo sotto l'ombrellone, siamo alla salto in alto, dovremmo avere Elisa Trevisan con il tentativo al 1,68 m per lei, siamo a un centimetro dal suo primato, mentre Ivano Bucci ha fatto il suo primato 48,86, 4 centesimi in meno del suo per il San Marinese, Repubblica di San Marino. Il monegasco Florent Battistella ha chiuso in 50,75. 1,68 fatto, soddisfatta, ma bisogna contenere questa soddisfazione perché c'è margine sicuramente. Valicamento è dove bisogna incidere, cosa che farà nei prossimi mesi per togliere questo che è il suo gesto tecnico che peggio le riesce delle 7 prove. Anche gli 800 non sono per lei gara straordinaria, cosa che invece era la specialità da parata della primatista italiana Gertrud Bacher. Qui siamo con Olga Levenkova alle prese con 1,77 m. Ci sono molti errori delle atlete del gruppo A, lo stesso gruppo di Elisa Trevisan, qualche sorpasso potrebbe essere possibile. Nella terza batteria c'è Andrea Barberi, quest'anno non è sceso sotto i 46 secondi, Andrea che però ha fatto un'impressione eccezionale in Coppa Europa, in staffetta, una grande frazione per lanciata per il Laziale. Intanto Antoinette Nanajimuida, la chiameremo Nanajimu, 1,68 m, ultimo salto per lei, terzo. Che errore, brutto e netto. Ci ha facilitato il compito del usare tutti i suoi cognomi. Impresentabile questo gesto tecnico, spalle alla direzione salto già qualche metro prima, quasi praticamente un salto da fermo senza rincorsa. Panetta, qual è la gara che aspetta con maggiore trepidazione in attesa di questo 400 che partirà tra poco e in attesa della finlandese Kelo, che è stata Niina Kelo, è stata ormai eletta dalla regia a Beniamina. Non abbiamo perso nulla di questa ragazza finlandese che è nella stessa pedana con Elisa Trevisan. Panetta? Ma devo dirti che non c'è una gara quest'anno, sono proprio curioso, visto che caliamo degli assi importanti come nel lungo con Au, sono veramente curioso di capire come si svilupperà questa gara, perché credo che possa quindi essere... il mezzo fondo ti interessa poco ormai? No, mi interessa, è chiaro, perché poi bisognerà vedere anche nella mia specialità Silvia Salis, intanto nei 3000 siepi credo che ci potrebbe essere anche una tripletta degli spagnoli. Spagnoli sempre più chiacchierati, perché per ognuno di loro è stato messo in relazione il loro impegno all'essere seguiti in allenamento e anche fuori da Eufemiano Fuentes, medico e del ciclismo e non, che viene comunque dall'atletica, è stato atleta, è stato allenatore, è allenatore tuttora dell'atletica. Siamo a questo 400, abbiamo visto la bella martellista genovese Silvia Salis, la più giovane, classe 85. Siamo con soprattutto Tim Benjamin alla corsia 7. Non interessano i tempi di ripescaggio per ora. Tim Benjamin alla corsia 7, alla 1 c'è Thomas Nikitin. Thomas Nikitin è svedese, poi c'è Kamge Gaba, Germania, Katalin Cimpean, Romania, David Gillick, questo irlandese forte soprattutto nelle gare al coperto indoor, poi c'è Pierre Lovanchy, svizzero, Padeleimos Melachrinoudis, Grecia, Tim Benjamin, Gran Bretagna, e Peter Schnava della Slovacchia alla corsia esterna. Si difende bene il tedesco di colore alla corsia 2,
all'esterno Benjamin è un po' in ritardo e nel mezzo c'è David Gillick. Grande tifo del pubblico per la rimonta, il tentativo di rimonta di Thomas Nikitin, lo svedese. Si perde il tedesco ma guadagna comunque la qualificazione, un 46-10, risultato più modesto rispetto alla serie precedente, alla batteria precedente. Vediamo Tim Benjamin, di cui fa relativamente specie il fatto di essere di pelle chiara, anche se ormai lo fa molto relativamente, nel senso che il giro di pista ha preso connotati molto poco abbronzati. Jeremy Warriner sta dominando ed è, balza all'occhio immediatamente, atleta bianco. Negli ultimi mondiali doppietta con Andrew Rock, di un altro atleta bianco americano. Tim Benjamin con questi calzettoni, per cui fa specie, assomiglia molto alla Mies di Paula Radcliffe, che è una delle assenti di questi campionati d'Europa, la primatista mondiale della maratona, l'inglese, per il motivo più dolce, è in dolce attesa maternità per Paula Radcliffe. Qui Tim Benjamin viene ufficializzato il 46-10, Dave Gillick Irlanda 46-16, Cam Gegaba 46-55, poi c'è Pierre Lavanchy a 46-71 per Thomas Nikitin, mentre abbiamo Berta Castells alle prese con il primo lancio di gara. Quello visto prima di Silvia Salis era l'ultimo lancio di fatto di riscaldamento. Nikitin si migliora, lo svedese 46-72, lancio nullo per Berta Castells. In questa gara dall'altra parte, cioè al precedente gruppo, c'è stata la quasi eliminazione di Esther Ballassini, che è undicesima, 64-20, le prime 12 passano il turno, oppure 70 metri da lanciare, ma difficilmente, anzi non accadrà che più di 12 martelliste lancino a più di 70 metri. E qui abbiamo Catherine Klaas, che stanno capace di 71,67 metri. Miglior risultato per ora è quello di Kamila Skolimowska, 68,92 metri, Polonia. Seconda Irina Sekachiova, l'Ucraina a 11 centimetri meno, 68,81. Poi Volhatsander, Bielorussia, 67,54. Poi Gulfia Hanafiaieva, che è rimasta delusa dal suo risultato, 67,53 metri, dell'ex primatista del mondo, che probabilmente rimarrà tra le 12. Abbiamo visto quella immagine con la linea virtuale blu che dà la 12ª piazza del momento, un'immagine di poco significato perché in molte miglioreranno quel risultato, che è di 62,85 di Oksana Menkova. Attenzione che sta per essere eliminata una delle più forti, la bielorussa, che a sua volta due nulli e 62,85 come Gulfia Hanafieva, ma Gulfia ha lanciato una volta 67,53, questo le dovrebbe permettere la qualificazione per ripescaggio, anche se saranno ripescate tutte. Dicevo Amélie Perrin poi a 67,28 metri, poi c'è Alexandra Papagiorgiou a 66,81, Susanne Kail che è a rischio qualificazione a 66,45, quasi fuori praticamente Esther Ballassini, 64,20 metri. Sì, certamente è una misura di 70 metri piuttosto impegnativa sulla base di quanto è successo nella prima parte di stagione, che ho primato del mondo e molte atlete a migliorarsi, così invece qui non è, vuoi la tensione della gara, vuoi l'ora mattutina, e certamente un po' tutte al di sotto. Questo 70 metri di qualificazione diretta, salvo ripescare le prime 12, è apparso un po' esagerato, un po' impegnativo. Certamente la migliore è Kamila, la polacca Skolimowska, 68,92, è andata vicina, si è riuscita solo al terzo lancio e dunque difficoltà un po' tutte le atlete. E ora secondo gruppo con altre 20, Clarissa Claretti è la decima a lanciare e la ventesima, l'ultima del gruppo, Silvia Salis. Andrea Barberi tra poco. Allora, tempi di recupero 46-71, il quarto e ultimo tempo utile per Andrea. Una batteria non facile perché molti sotto i 46. Quest'anno Andrea non è sceso ma ha fatto una grande frazione di staffetta a Malaga in Coppa Europa, poi non ha partecipato ad altre gare. Credo abbia avuto un piccolo risentimento muscolare, ma l'hanno però di relativo poco conto, senza il quale mi sentirei di sbilanciarmi. Andrea Barberi sembrava o sembra possibilmente avvicinare l'ormai annoso record italiano di Mauro Zuliani, 45-26, quest'anno proprio in apertura di stagione, nella giornata organizzata dalla FIDAL per festeggiare la stagione in sala Piani, attigua all'Arena di Milano, dove c'è anche il busto per il mitico campione olimpico Adolfo Consolini.
è stato proprio premiato allo scadere dei 25 anni, intanto il 1,71 del primato per Elisa Trevisan. Mauro Giuliani è stato premiato, sarebbe bello se i 25 anni non scadessero, scadranno in scadranno in settembre. Elisa Trevisan, c'è molto da lavorare su questo salto in alto per l'atleta veneta che qui va a rincorrere il suo primato. Tanto incroci pericolosi tra saltatrici e quattrocentisti. Vediamo proprio la greca De Nicola che va a saltare e a sbagliare il 1,77 andando a incrociare la partenza dei quattrocentisti. Adesso un attimo di stop per quelle saltatrici in alto, quelle del gruppo delle più brave. Andrea Barberi alla corsia 1, Italia alla 2, Cedric van Brantehem, il belga. Rafał Wieruszewski, Polonia, in corsia 3. Deve correre Andrea anche perché alla corsia 1 non facile. Karel Blacha, Cechia, in 4. Youssef El-Ralfioui, Olanda, in 5. Brice Panel, Francia, in 6. Robert Tobin, Gran Bretagna, in 7. Vladislav Fralov, Russia, in 8. Sono 4... con tempo stagionale migliore di quello di Andrea, ma Andrea può farcela o eventualmente sperare in un ripescaggio. Fosse quello di Malaga ci sarebbe da scommettere sulla qualificazione immediata, nonostante la corsia 1 del finanziere Fiamme Gialle laziale. Comunque grande combattente, l'abbiamo visto agli assoluti di Torino andare a vincere la gara, determinato, l'atleta gara sotto Tivoli. L'acqua, praticamente la gara, la pioggia era appena finita, nato è di San Gregorio vicino Tivoli. Intanto l'olandese era il Fiui che va piuttosto forte a sorpresa, Van Brantehem che qui vediamo, il belga, e Andrea Barberi che rimonta bene in prima corsia. Torna sotto, è solito avere il gran finale, sembra in buona condizione, è solito avere un grande rettilineo finale, l'essere già in testa prima del tratto finale gli dà buon conto. Sul lato opposto c'è Fralov, vediamo se va a vincere Fralov. Ottimo, 45-73 per Fralov il russo e diciamo 45-90 grosso modo per Andrea Barberi nonostante la prima corsia. Andrea Barberi è stato uno dei pochi ad esprimersi al suo livello ed anzi ha fatto il suo primato, fece il suo primato l'anno scorso a Helsinki di tutta la rappresentativa italiana che andò malissimo, salvo ovviamente eccezioni. Qui si esprime subito bene nonostante la prima corsia in quest'ora mattutina, chiude con 45 e 81, primato stagionale, ma d'altronde il 46.03 era poco veritiero. Bellino? Mi è piaciuto tantissimo, è arrivato praticamente quasi al personale correndo in prima corsia, ma dimostrando una grande freddezza e capacità tattica. Non so se avete notato che è partito tranquillo, ha mantenuto i suoi tempi, non si è fatto trascinare da quelli che aveva davanti ed è stato molto bravo in questo finale, che è la sua caratteristica principale, quella di finire molto forte da grande agonista qual è. Io devo dire che veramente mi ha impressionato. A questo punto peccato non abbia vinto la batteria, la qualcosa gli avrebbe dato una buona corsia per il prosieguo, non male comunque l'essere secondo, ha battuto un personaggio come Cedric van Brantehem che è sceso sotto i 46, 45-95, e poi per ora qualificati anche Rafał Wieruszewski a 46.05 e Robert Tobin a 46.10. I due quattrocentisti passano immediatamente il turno e questa squadra, il quartetto con un terzo che potrebbe essere Galletti ed un quarto che potrebbe essere Andrew Housie, proprio lui il saltatore in lungo che oggi sarà in pedana per la qualificazione del salto in lungo, potrebbe dare una grande staffetta 4x400. Bellino? Sì, decisamente sì, sono tutti ragazzi che tra l'altro corrono fortissimo lanciati, sì. Quindi per la staffetta potrebbe darsi che esca fuori questo primato italiano che sono anni che aspettiamo che venga migliorato. Ci sarebbe margine anche addirittura per una insperata fino a qualche tempo fa medaglia, non vorrei
nominare questo sostantivo di cui temo parleremo poco per l'Italia in questi campionati d'Europa. Avremo comunque dei picchi importanti praticamente in tutti i giorni, però sarà l'ultima gara ed è un appuntamento da fissare, perché erano anni che l'Italia non aveva un potenziale così forte nella 4x400. Diciamo, torniamo indietro al 98, quando c'era un bel quartetto che arrivò in finale, poi chi per infortunio, chi per altre involuzioni tecniche o problemi si è un po' perso per strada. Bellino completava? Io devo dire che da questo punto di vista la staffetta del miglio è sempre una staffetta particolarmente difficile, una gara particolarmente difficile. I ragazzi... E bella al tempo stesso. Sì, una delle più belle in assoluto. Vabbè, tu sei di parte, dai. Io sono di parte, quindi non faccio testo. Però devo dirti che guardando la gara che ha fatto Barberi, considerato che aveva il sesto tempo, cioè ha messo dietro della gente che quest'anno è andata decisamente molto più forte di lui sui tempi del primato italiano che tu citavi prima. Sì, ma il 46.03 su era poco veritiero assolutamente. Insomma, questo valicamento è completamente da ristudiare, proprio come fatto dinamico. Elisa ha grossi margini in questa specialità. Quando è sopra l'asticella si perde, pur avendo rispetto alla stessa ipotesi di scavalcamento piuttosto forte. Comunque si è avvicinata al suo primato, 1.68. Dicevo che il risultato di Andrea Barberi, e chiedo conforto anche a Bellino, era relativo, nel senso che quest'anno ha corso abbastanza poco, il 46.03 non gli rende onore. La frazione di staffetta vista a Malaga dice di un'ipotesi su corsa individuale decisamente sotto i 45.50. Ma io mi aspettavo che a Torino corresse effettivamente meno di 46, dove ha fatto, però come tu ricordavi, la gara dei 400 piani è venuta esattamente un minuto dopo una doccia fredda che è durata 25 minuti, quindi gli atleti si sono scaldati l'ultima mezz'ora completamente sotto l'acqua. Nonostante quello ha corso una bellissima gara, quindi assolutamente sì, io penso che abbia ancora dei bei margini, perché oggi ha corso proprio bene. Clarissa Claretti, l'atleta fermana, marchigiana di Fermo, 71.98, solitamente più cattiva di Esther Balassini, lei che fa anche l'arbitra di calcio, arrivata fino alla promozione. Beh, dai che ci siamo. Dai che ci siamo, perché è volato lontano il Brichese, non è contento di niente, È volato lontano il martello, tra poco la quarta batteria, il quarto di finale di 400 metri. Ottima prestazione davvero per lei, che ha un primato di 71.98, 68.43 potrebbe essere la qualificazione. Io dico c'è già, però mai dire mai. 68.43 il secondo risultato di questo gruppo, il quarto in assoluto. Clarissa Claretti, quarta in assoluto, 68.43 e soddisfatta, aspettava le indicazioni del tecnico Gino Brichese dalla regia in tribuna. Qui il più forte Marc Raquil, il francese, alla corsia 4, la medaglia di bronzo dei mondiali a casa sua, Parigi Saint-Denis, lo Stade de France, la giudice di partenza, pronta. Curiosa l'inquadratura della regia internazionale, che va a prendere anche la start della pistola, ma bisogna tenerla dentro tutta l'inquadratura per vedere se si vuole proprio controllare anche il cronometraggio, il fumo che parte dalla stessa. Abbiamo visto Raquil, anche per lui un grande rettilineo finale, questa è la sua caratteristica. Quest'anno ancora non è sceso sotto i 45, ma è prossimo a farlo, probabilmente già dalla finale qui. Ma proprio nel finale la sua arma migliore, ricordiamo, gli ultimi 30 metri sono micidiali per tutti, quando in una finale e anche nella staffetta. All'interno bene il greco Dimitrios Regas, ed è sorpresa questa, anche se Regas è in piena crescita ed è molto giovane. Raquil si guarda a destra e a sinistra, va a vincere con 45.66, per Regas ci sarà il primato, grande risultato tecnico per questo giovanissimo greco. Qui c'erano anche Marcin Marcinishin, il polacco. Per ora il tempo di qualificazione è 46.48.
i due italiani comunque già qualificati, tanto Claudio Licciardello che ha corso in 46 secondi e 24 centesimi, che un eccellente Andrea Barberi che ha corso in 45 secondi e 81. 45-65 per Marc Rakhil, un miglioramento stratosferico per Dimitrios Regas che pareggia il risultato di Andrea Barberi a 45 e 81, oltretutto essendo in seconda corsia, che è poco meglio rispetto alla prima. Tra poco anche il salto di Carolina Kluft che viene chiamata a gran voce dal pubblico, e vedremo anche altro dal salto in alto e dal martello probabilmente. Kluft, Carolina Kluft, 1,80 m per lei, che è 1,94 m di primato. Bella gara comunque di Marc Rakhil, sono qualificati anche Hedman e Regas. 1,80 m saltato con molta facilità, chiama la clac del pubblico a ogni suo gesto tecnico degli innumerevoli delle due giorni del heptathlon, è estremamente teatrale nei comportamenti, solare, è un po' fidanzatina di Svezia come altre, come la saltatrice in alto Kajsa Bergqvist, molto ben voluta. E adesso Elisa Trevisan alle prese col 1,71 m, ultima chiamata, prova d'appello, anzi visto che è la terza, diciamo Cassazione, è stata la prima italiana a scendere in pista. Abbiamo visto molto bene il 68,43 m di Clarissa Claretti, molto bene il 45 secondi 81 centesimi oltretutto corsi in prima corsia di Andrea Barberi, meno bene altri anche se qualificati, parlo di Massimiliano Donati e errore l'ultimo di Trevisan che si dispera perché insomma questo 1,69 m non si riesce a migliorare, ma molto alta, c'è praticamente da non ricostruire, ma sul salto in alto c'è da lavorare perché si può guadagnare. Probabilmente in allenamento erano venuti risultati migliori nei giorni passati, lei che comunque ha sfiorato di un centimetro il suo primato. Betty Heidler, molto alta, longilinea questa tedesca, piuttosto robusta agli arti inferiori, soprattutto cosce, e va all'unico 70 di giornata, per ora almeno. Il migliore finora era il 68,92 m di Kamila Skolimowska, e eccellente davvero il suo risultato, prima sopra la misura ufficiale di qualificazione l'atleta tedesca. 71,40 m per lei, seconda di questo gruppo è Clarissa Claretti, adesso ufficialmente eliminata con la piccola misura di 64,20 m. Intanto abbiamo Kamila Skolimowska. No, Katarzyna Kita, l'altra polacca. Più difficile per lei la qualificazione, Skolimowska oltretutto faceva parte del primo gruppo. Con 68,92 m ha la seconda misura di giornata, la quarta di giornata per Clarissa Claretti, che potrebbe anche non lanciare più, ma è meglio non rischiare, perché il suo 68,43 m la metterà alla finale. Ecco la righina blu dall'idea della qualificazione, cosa che quasi riesce a Katarzyna Kita, che si esprime molto vicina ai suoi limiti. Linea dei 65 metri sfiorata per lei, che fa segno a se stessa e al suo allenatore qual è stata la sua pecca. Kita va a migliorarsi fino a 64,77 m, ma non basta per la qualificazione, sedicesima attualmente. Ultimo risultato utile è quello di Natalia Zolotukhina a 65,78 m, mentre il quarto risultato in assoluto, e basta essere tra le prime 12, per Clarissa Claretti. 71,40 m Betty Heidler, Germania, 68,92 m Kamila Skolimowska, Polonia, Irina Sekachiova, mentre abbiamo la finlandese Merja Körpela alle prese con la qualificazione, 67,33 m per lei di primato, bisogna fare 65,78 m per essere tra le 12, niente da fare, è troppo corto il suo lancio e probabilmente annullato. No, non annulla, vuole almeno ottenere la misura l'atleta finlandese.
C'è stata quindi adesso l'eliminazione anche ufficiale di Oksana Menkova, che ha fatto veramente sorpresa. A rischio c'è Susanne Kyle col suo 66,45, mentre eliminata la graziosa bionda finlandese Sini Pöyri 65,72, anche la svedese Cecilia Nilsson ed anche Ester Balassini. Bisogna fare 65,78 metri per essere tra le prime 12. Ci fermiamo per raccontare cosa sarà oggi pomeriggio, finale di getto del peso ed anche in attesa della misura di Korpela che non arriva, ed anche raccontavo un'altra finale in questa giornata. E no, aspettiamo prima di quel, perché Lissienko, la primatista mondiale, primatista mondiale Lissienko, capace di misure stratosferiche, è stato un duello con la sua connazionale gulfia Hanafieva, che si è espressa finora su un 67-53 che non l'ha soddisfatta, mentre molto soddisfacente è stato il risultato di Clarissa Claritti. Molto alta questa ragazza, 1,85 m, anche apparentemente molto leggera, vola il suo disco, vola, ehi, vola e di molto, il lancio più lungo in assoluto. Si diceva anche in Coppa Europa a Malaga che ogni suo lancio mette a rischio, a repentaglio il record del mondo. Molto composta, molto elegante tecnicamente la giovane russa. Siamo vicini anche a Eunice Barber, la francese, 1,80 m da provare per lei, 73,23 m. Riesce il tentativo di Eunice Barber, 73,23 m per la russa Tatiana Lissienko. E qui Eunice Barber. Dicevamo allora delle due finali di oggi, uno il getto del peso, l'altro